si profila una nuova speranza per il trattamento del tumore della mammella. Il centro di chirurgia senologica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e gli altri centri di Vicenza, Treviso, Padova e Mestre stanno infatti sperimentando un nuovo protocollo che prevede l'utilizzo della crioblazione per congelare e rimuovere senza intervento questo tipo di tumore. La crioblazione è presente per esempio da 20 anni nel rene, nella prostata, nel fegato, nel polmone e ultimamente anche molto presente nell'osso. Abbiamo aperto anche il mercato della mammella. Nella mammella però, come sempre in medicina, bisogna verificare che tutto questo corrisponda realmente a qualcosa di valido. E questo è lo scopo dello studio. Il desiderio è quello di, per alcuni tumori, arrivare ad eliminare l'intervento chirurgico oppure a trattare le recidive. Fino ad ora sono state trattate con la crioablazione 7 pazienti con risultati preliminari positivi. Si aspetta quindi la fine della sperimentazione per poter ottenere i dati completi e poter esportare il protocollo medico anche in altre strutture ospedaliere. Che deriva da quello che si è evinto in altri tumori, facciamo l'esempio dei tumori del rene, delle metastasi, dei tumori ossei. Abbiamo cercato di importarlo nella mammella e di vedere quale poteva essere l'efficacia, ma soprattutto la sicurezza di questo trattamento. Per cui abbiamo messo in atto questo protocollo che ci consentirà alla fine dell'esperienza che stiamo facendo anche con le altre quattro chirurgie senologiche del Veneto, quindi anche un'esperienza regionale, sapremo trarre le conclusioni per dire questo trattamento serve in alcune categorie ben precise di persone e in alcune categorie ben precise di tipologia di cancro mammario, cosa che sarà molto molto soddisfacente non solo per noi ma anche per le pazienti, perché a loro eviterà un trattamento chirurgico. Il Veneto è capofila di questo progetto. L'obiettivo è trasportare questo protocollo anche fuori dalla regione? Assolutamente sì, già abbiamo richieste di altre regioni, di nostra volontà di aprire ad altre regioni che per fortuna ce l'hanno già richiesto.